Ciao a tutti ragazzi, io sono The Player e bentornati sul mio canale. E allora ragazzi, questa volta niente da fare, non siamo riusciti a prenderci la pole position di poco, però comunque non ci siamo riusciti. Praticamente c'è anche un millesimo a differenza da Miguel Oliveira, il secondo classificato, ma non importa, dai, comunque siamo teoricamente sul podio, quindi ci può andare bene anche così. E allora niente, andiamoci a giocare la nostra gara. E allora ragazzi, per questa volta niente pole position, ci dobbiamo accontentare di partire dalla terza posizione, che tutto sommato comunque non è poi così male, alla fin fine ce li abbiamo a portata di mano. Ecco però che andiamo subito a perdere le posizioni, che si insediano quelli da dietro, però magari senza spingere, eh? Ognuno si fa la gara propria e non rompete i maroni. Che cos'è? Vuoi attaccare? Mi vorresti sorpassare? Che pazzoide! Passa sul cordolo Navarro pur di superarci, ma noi ci facciamo rispettare. Scusa Michente, vabbè, l'ho tozzato è vero, però poi ho anche rallentato. Vabbè, si azzarda un po' troppo stavolta e alla fine perdiamo sia la posizione su Oliveira che quella su Kent. Ce le riprendiamo tutti e due però di prepotenza ancora. Oliveira vuole combattere e combattiamo, ragazzo. Mica che questo è il problema, sai? Non è assolutamente questo il problema. Cioè, come cazzo è questo? Era a destra, poi è sbucato a sinistra. Che cazzo è? Ti teletrasporti, fratello? Ma adesso ce l'abbiamo noi all'interno della curva. E infatti passiamo, ma Oliveira è veramente duro a morire, non vuole arrendersi. Ecco il ritorno di Kent. Oliveira, mamma mia ragazzi. Velocità assurde qui. Va bene così, ce la siamo cavata. E ora però siamo sul rettilineo, quindi aspettiamoci il ritorno di Oliveira e Kent. Francamente io me lo aspetto. Ed eccolo lì, puntuale che arriva. Giustamente in cerca dell'interno della curva. Ma anche noi però facciamo la nostra gran bella figura in questa curva. Arriva Kent. Ragazzi, ci sarei pure io, eh. Giusto per la cronaca, un po' di spazietto per me, piccola botticina ad Oliveira, chiedo scusa. Tanto poi vedi che io sono bravo, quando sbaglio, quando tozzo qualcuno poi rischio di cadere da solo. Quindi restituisco immediatamente i millesimi recuperati. E adesso però glieli stiamo dando veramente i millesimi di distacco, eh. Non voglio girarmi a vedere dove sono per non deconcentrarmi, voglio fare la mia gara, però comunque per il momento non li sento vicini e questa è una gran notizia. Potrebbe arrivare anche un secondo gran premio vinto. Non so, cioè se vinciamo due gran premi ci mettono già affiancati a Valentino Rossi, non lo so. Sarebbe straordinario. Comunque tutto sommato premetto già che quando ci andranno ad offrire i contratti non ho assolutamente idea di quale team ci proporranno, ma sicuramente se ci riproporranno questo qui con la quale stiamo gareggiando adesso, insomma, avendo fatto due gare con loro, credo che ci sarà tra i possibili contratti da firmare. Francamente io però non la voglio sta moto perché tipo non è che fa schifo, peggio, peggio. Vediamo un po'. Oddio, ci abbiamo veramente pochissimo di vantaggio, cioè, chiamalo vantaggio Oliveira, se ne va giù Oliveira, se ne va giù Oliveira, abbiamo rischiato anche noi però. E vabbè, questi sono i rischi del mestiere, raga, quando ti butti così come un pazzo, rischi. Lui è caduto, io no, ciao. Lui è caduto, io no, intanto questo si è preso la mia prima posizione. E non mi risulta di averti mai dato il permesso, caro Kent. Vai dietro per favore. Fallo per quel poraccio di Oliveira che si è sacrificato per superarmi e
tra l'altro gli ha fatto un favore a te, perché io per combattere con lui, per non cadere poi, dopo lo scontro con lui, ho dovuto rallentare non di poco e te mi hai superato, bastardello, te ne devi andare dietro, che ne voglio vincere un'altra. Poi questi sono sport infami, perché o vinci o non hai fatto un cazzo in questi sport. Cioè, non è magari come nel calcio che c'è comunque anche il pareggio, quindi è un po' un contentino, no? Dire vabbè dai, non ho giocato benissimo, però comunque un punticino me lo porto a casa, faccio pure la classifica. Cioè, fondamentalmente questo sport anche in altre posizioni magari si guadagnano punti, però alla fin fine o vinci o non fai un cazzo. E noi ragazzi abbiamo vinto, non abbiamo vinto. Non abbiamo vinto, sì, abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Cioè, dimmi che abbiamo vinto! Ma veramente per pochissimo ci stava beccando sul rettilineo sto bastardo, madonna mia! 30 millesimi, pochissimo, mamma mia, quanto abbiamo rischiato, ragazzi! Quanto abbiamo rischiato, però, tanto zitti zitti ci siamo portati a casa anche il Gran Premio di Valencia! E allora festeggiamoci questo gran premio che è stato veramente emozionantissimo. Credo che il terzo posto l'abbia fatto Vasquez, il compagno di squadra di Kent, se vedo bene, perché purtroppo abbiamo atterrato Oliveira. Poveraccio, pace all'anima sua. E allora ragazzi, ecco le offerte che ci si sono proposte dopo aver vinto due gran premi praticamente, come avevo già pronosticato, l'Autox Reset Drink Team ci vorrebbe con loro, ma se lo scordano manco per tutti i miliardi sulla faccia della Terra. Poi c'è il Gresini Racing Team e il Saxo Print. Bah, io sinceramente non me ne intendo tantissimo e opterei, boh, così proprio a simpatia per il Gresini Racing Team, firmerei con loro. E a questo punto vi saluterei anche, quindi la prossima gara ci ritroveremo in questo team e non più in questo. Nuovo team per il prossimo Gran Premio. Io vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, ma anche lasciatemi scritto nei commenti cosa ve ne pare di questo Gran Premio di Valencia o anche se voi avreste preferito scegliere qualche altro team. Raggiungetemi anche sulla pagina Facebook della quale vi lascerò il link in descrizione, ma ovviamente spero vi iscriviate al canale per supportarmi. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!